What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Però in questo caso non si tratta ovviamente della storia principale che abbiamo già giocato diverso tempo fa, bensì di una mod. Io ringrazio Robbie Price per avermi dato questa idea, anche se effettivamente lui barra lei, non so se sia un ragazzo o una ragazza, mi aveva suggerito di portare un'altra mod che si chiama Doki Doki Switcheroo, una roba del genere, dove praticamente i personaggi sono tutti maschi, ok? Quindi io sono riuscita a trovare la mod, l'ho scaricata. Il problema, ragazzi, è che è molto difficile trovare le traduzioni chiaramente alle mod, perché le mod non sono team salvato, quindi non sono cose ufficiali, e quindi nella maggior parte dei casi, ragazzi, non c'è nessuno che ce le traduce in italiano, ok? Quindi la traduzione di questa mod l'ho trovata per puro caso, più o meno smanettando un po', cercando un po'. La mod che andiamo a giocare oggi, ragazzi, penso che la giocheremo tutta in un solo video, perché mi sembra di aver letto che dura massimo proprio sta larghissimi una mezz'oretta. È quella che riguarda la storia di Natsuki. Per cui io spero che questo tipo di video, ragazzi, vi piaccia. Non inizio ancora una nuova serie horror, ragazzi, perché non mi sembra il caso di incominciarla così a ridosso del Natale per poi magari doverla interrompere per qualche giorno. Quindi mi sembrava un'idea carina. Se, ragazzi, le mod su Doki Doki vi interessano particolarmente, potremmo giocarle lo stesso indipendentemente dalla traduzione. Quindi se per voi, ragazzi, non dovesse essere troppo un problema e questo tipo di video vi interessa particolarmente, potremmo giocare le mod comunque, anche se sono in inglese. Questo ovviamente me lo dovete far sapere voi, ragazzi. Non so di preciso cosa aspettarmi da questa mod, perché chiaramente non perderei più tanto tempo. Andrei a cominciare e vediamo un attimino. Allora, mi fa strano, ragazzi, vi dirò sinceramente la verità. Mi fa strano essere di nuovo qua su Doki Doki, sentire quella musichetta. E ho un pochettino anche di timore. Magari se mi accendo la luce è meglio. Ho fatto colazione con mezza tazza di cereali, senza latte, belli tosti, insomma. E un bicchiere d'acqua. Più o meno come al solito, direi. Non manca molto per arrivare a scuola e poi questi vassoi non pesano mica così tanto. Me la caverò. Ok, già l'atmosfera è un po' così. Credo che mio padre negli ultimi tempi mangi al ristorante o mentre torna dal lavoro. Non l'ho visto mangiare a casa. Non ha neanche fatto la spesa durante il weekend. Bravo, ottimo padre. Non mi rivolge mai la parola, a meno che non voglia urlarmi contro. Ok, iniziamo con la roba, pesante. Quando gli ho chiesto i soldi per comprare gli ingredienti per i cupcake, si è infuriato con me. Sinceramente avrei dovuto immaginarlo, non so cosa mi aspettassi. Alla fine mi è toccato chiedere in prestito gli ingredienti e i vicini. Odio farmi prestare le cose. Ho dovuto mentire dicendo loro che ero già a metà della prima infornata e che se fossi andata a fare le compere non sarei tornata in tempo per tirare i cupcake fuori dal forno. Quindi mi hanno domandato perché non chiedevo a mio padre di occuparsi dell'infornato o di andare a prendere gli ingredienti. Ho risposto dicendo che era al lavoro. «Ma quella nel vialetto non è la sua auto?» hanno ribattuto. «Sì, è in casa a lavorare su un progetto e la scadenza è alle porte. È di vitale importanza che finisca entro stasera, perciò è troppo occupato per pensare alla cucina». Di norma sono una frana a mentire, ma quando si tratta di mio padre ho i riflessi pronti. Ci ho fatto il callo ormai. La verità è che in quel momento stava guardando la televisione. «Allora, volete aiutarmi o no?» Sentite, se mi date gli ingredienti vi porterò dei cupcake non appena saranno pronti. Mi hanno detto che non era necessario, ma ho insistito comunque. Mazza, raga. Più tardi si è arrabbiato di nuovo perché stavo facendo troppo rumore in cucina. Minchia che aria pesante si respira. Quindi ho spento il forno, mi sono diretta in camera mia e ho aspettato che se ne andasse. Quando finalmente è uscito per andare al bar, sono tornata ai fornelli, quindi non solo uno stronzo, ma pure al bar. Alla fine ho fatto passare troppo tempo. Cazzo. E così ho dovuto buttare l'infornata. Per fortuna, però, i miei vicini mi avevano dato più ingredienti del necessario e di conseguenza potevo fare ancora abbastanza cupcake per il festival. Dato che avevo sprecato tutto quel tempo in camera mia perdendo l'infornata, ho finito di mettere la glassa e di preparare gli ultimi cupcake intorno a mezzanotte.
Sono stata nuovamente baciata dalla fortuna perché sono riuscita ad andare a dormire prima che mio padre rincasasse. In più, al suo ritorno non mi ha svegliata. Prima le cose non erano così terribili. Deve essere successo qualcosa sul lavoro. Forse un nuovo responsabile. Ah, non me ne vuole mai parlare. È da giorni che si comporta così, quasi una settimana. È da quando... Che cazzo c'entro io, scusa, con tuo padre che si comporta de merda? Da quando Giocherina si è unito al club, a dirla tutta sì, perché ricordiamoci, io in questo gioco ovviamente cambio sesso e divento un uomo. Da allora molte cose hanno preso una strana piega. Per qualche ragione, continuo a prendermela per qualsiasi cavolata. Ci ricordiamo che Natsuki era un tipetto abbastanza irascibile. Di questi tempi non so come reagirei davanti a una situazione complicata. È quasi come se non sapessi chi fossi. Mi ritrovo a dire cose assurde e perfide ai miei amici, ma non ne capisco il motivo. Sto iniziando a farmi paura da sola. A volte, quando apro bocca, mi sembra di sentire qualcun altro parlare con la mia voce. La cosa peggiore è che appena finisco di parlare me ne pento. Eppure, mentre dico quelle cose, è come se una parte di me mi incoraggiasse. Beh, direi sì che la cosa è abbastanza preoccupante comunque. Ha senso tutto questo? Può una parte di me incoraggiarmi? Non si tratta semplicemente di me stessa. Ah, che idiozia, mi sta facendo venire mal di testa. Perché mi metto a pensare a queste cretinate mentre vado a scuola? Mi fermo un attimo sotto l'ombra di un albero. Appoggio i vassoi sul marciapiede e mi fermo per riprendere il fiato. Mi sento un po' stordita. Fa un caldo atroce e faccio fatica a portare i vassoi. Non è che li trovi pesanti, è solo che hanno una forma scomoda. Sono troppo lunghi per portarli longitudinalmente, per cui devo tenerli con un lato che pende di fronte a me. È difficile tenerli in equilibrio così. Avrei voluto poter bere più acqua prima di uscire, mi giro un po' la testa. Ormai sono già a metà strada, ce la posso fare. Raccolgo i vassoi e arranco con fatica verso la scuola. Stupidi cupcake. Mi sono impegnata tanto per farli. Mi sono anche presa la briga di farli ancora più belli. Ogni infornata ha una pastella e una glassa di colore differente. In ogni vassoio entrano due infornate, quindi ho fatto cupcake di quattro colori diversi. Viola, rosa, verde e blu. Nonostante tutto l'impegno che ci ho messo, sento che avrei potuto fare qualcosa in più di limitarmi a variare colori. È come se mancasse qualche dettaglio. Probabilmente quando li preparavo ero troppo stressata per preoccuparmi di dettagli così frivoli. Non ero proprio in vena di sbizzarrirmi ieri sera. Volevo solo finire il prima possibile. Sai cosa? Sarebbe stato davvero, davvero stupendo se qualcuno mi avesse dato una mano. Quindi praticamente questa insomma è quella situazione in cui noi potevamo scegliere se fare cartelloni con Yuri o i cupcake con Natsuki, se non mi ricordo male. Quindi questo è il caso in cui ovviamente noi non scegliamo di non aiutare Natsuki. Non necessariamente Giocherina è subito parla di me, che cazzo. Mi sarebbe andato bene chiunque, era chiedere troppo. Mi si contorce lo stomaco a pensare al comportamento che Monica ha avuto l'ultima volta nei confronti di Giocherina. Che aveva fatto Monica? Stava attirando tutta l'attenzione di Giocherina su di sé. Sembrava non accorgersi nemmeno del fatto che io e Yuri stessimo cercando di parlarle. E quando finalmente si è degnata di ascoltarci, sembrava ci trattasse più come degli ostacoli che come delle amiche. Ma che le prende ultimamente? Durante tutto il fine settimana non ho fatto altro che rimuginare arrabbiata sul modo in cui Monica sta trattando Yuri. Mi ha pure scritto un messaggio, ma l'ho cancellato senza neanche leggerlo. Di qualunque cosa si trattasse, di sicuro mi avrebbe fatto arrabbiare. Ha passato il weekend a casa sua insieme a Giocherina, che doveva aiutarla con gli opuscoli. Ok, gli opuscoli. Non sono gelosa. È solo che tutta questa faccenda mi fa sentire angosciata. Anche il modo in cui Yuri ha perso le staffe mi ha spaventata. Quel giorno è stato tutto così strano. Quando ho mostrato a Giocherina la poesia che avevo scritto su Yuri, è stato così surreale. Era quasi come se non riuscisse a sentire una parola di quello che gli dicevo. Eppure annuiva e sorrideva lo stesso. Poi, quando gli abbiamo chiesto chi voleva aiutare nel fine settimana, è rimasto lì imbambolato, con lo sguardo perso nel vuoto. Non ha neanche provato a motivare la sua scelta. Oh shit! Oh shit! Ha detto solo Monica. Non capisco perché abbia agito come se non avesse avuto altra scelta. Sapessi, bella mia! Piuttosto sono preoccupata per Yuri, tant'è vero che sono stata in pensiero per lei tutto il weekend. Nonostante in questi giorni le abbia scritto diverse volte, non ha risposto a nessuno dei miei messaggi.
È quel giorno lì, è quella mattina, questa è la mattina del festival, oddio. Idem giocherina, anche se a lui ho scritto solo un paio di volte. Il primo messaggio diceva: ti andrebbe di parlare con Yuri durante il weekend, sai, per la questione di cui abbiamo discusso a scuola. Mentre il secondo diceva: caspita, sei proprio indaffarato con quegli opuscoli, eh? Ok, lo ammetto, forse sono un po' gelosa di Monica. Non perché abbia passato del tempo insieme a giocherina, ma per il fatto che preparare i cupcake era indubbiamente un lavoro per due persone. Una mano mi avrebbe fatto comodo, o perlomeno avrei voluto poter usare la cucina di qualcun altro. Mi accorgo che da qualche minuto mi sto mordendo il labbro con forza. L'ho rotto leggermente e quando ci passo sopra la lingua riesco a sentire la ferita. Ogni tanto mi capita di farlo quando sono molto ansiosa. Non lo faccio di proposito per farmi male, è semplicemente un tic nervoso. Non me ne accorgo nemmeno. Uff, cretina, cretina, cretina! Adesso il labbro mi darà fastidio per il resto della giornata, come se non avessi già abbastanza a cui pensare. Devo parlare assolutamente con Yuri. Dato che Giocherina continua a fregarsene, dovrò farmi forza e occuparmene io. Non importa se la farò arrabbiare, non è un problema, ma devo farlo. Quando penso a lei ho un brutto presentimento. Oddio, regà, oddio, oddio, mi stanno a venire i brividi! È il momento in cui trovo il cadavere. Ciao, Natsuki! La nebbia che avvolgeva i miei pensieri si dissolve. Qualcuno dietro di me ha fatto il mio nome. Vi giuro, raga, cioè, che giocare sta roba dopo aver giocato Doki Doki e dopo sapere, cioè essere a conoscenza, eccetera, farà brividire. Vi dico solo questo, io ho i brividi, raga. E Monica porta un pacco di opuscoli fra le mani. Sono sorpresa di vederla già diretta a scuola. Stamattina sono uscita da casa prestissimo pur di evitare di incrociare mio padre. Anche lei deve essersi alzata presto. Monica mette gli opuscoli sotto il braccio e quasi come se stesse facendo jogging, accelera il passo per raggiungermi. Anche se non mi fermo, impiega solo alcuni secondi per colmare il divario che ci separa. È una scheggia. Ciao, Natsuki! Il suo sorriso è talmente caloroso che è difficile avercela con lei, anzi, direi impossibile. Oggi non avevo intenzione di parlarle, speravo di riuscire ad evitarle il più possibile. Ma vederla comportarsi in modo tanto amichevole mi fa sentire un po' in colpa per essere stata arrabbiata con lei fino a qualche istante fa. È subdola, è subdola, è subdola. Il suo sorriso sembra così sincero che a malapena riesco a guardarla negli occhi. Almeno per educazione dovrei cercare di parlare un po' con lei, se non altro potrebbe sapere dove è stata Yuri durante il fine settimana. Ciao, Monica. Notando che sto faticando a portare i vassoi, aggrotta le sopracciglia preoccupata. Natsuki, vuoi che porti uno dei vassoi? Sembrano piuttosto pesanti. Vengo colta alla sprovvista dalla sua disponibilità. Mi raddrizzo un po' di più e sollevo leggermente i vassoi per dimostrarle che per me è una passeggiata. Tranquilla, ce la faccio. Sono molto più leggeri di quanto sembrano. Nonostante la mia risposta, continua a guardarmi preoccupata. Difatti, sembra un po' irritata dal fatto di non avermi potuto aiutare. È la stessa ragazza sgarbata dell'ultima volta. Mi sforzo per cercare un argomento di cui parlare. Manca ancora qualche minuto per arrivare a scuola e preferirei non trascorrere in un silenzio imbarazzante. Come sono venuti gli opuscoli? Il volto di Monica si illumina di orgoglio. Una favola, direi. Non vedo l'ora di esibirli al festival. Te li mostrerei adesso, ma mi dispiacerebbe sventolarteli in faccia mentre reggi i vassoi. Sento l'impulso di fare un commento pungente e non riesco a fare a meno di chiederle: allora, cosa ha fatto esattamente Giocherina per aiutarti? È andato in cartoleria, tipo? Monica sussulta, emettendo una risata poco convinta. Ci crederesti se ti dicessi che alla fine non mi ha aiutato affatto? Questa la vuoi fa incazzà! Non ha risposto a nessuno dei miei messaggi e non è venuto a casa mia. Non l'ho neppure trovato a casa sua. Evidentemente doveva essere in giro a fare qualcosa. Stupisce che sappia addirittura dove viva Giocherina. Lei sa tutto. Dato che l'anno scorso erano nella stessa classe, ne deduco che abbiano lavorato insieme a qualche progetto scolastico. D'altro canto, trovo confortante che Giocherina non abbia risposto nemmeno a lei. Allora, a me mi sta a venire la paura, regà. È stato quel caso in cui noi eravamo rimasti in classe tutte quelle ore, tutto quel tempo. Non ci eravamo mossi dal fissare il cadavere di Yuri? Mi sta a venire la paura, raga, vi giuro, mi sta a salire ansia. Mi sta a salire ansia. Almeno ora so che non stava ignorando solo me. Doveva essere molto indaffarato perché non ha risposto nemmeno a me. Ah,
Quindi non sono stata l'unica ad essere stata ignorata? Nessuno di voi ha risposto ai miei messaggi. Stavo iniziando a pensare che fosse un problema del mio telefono. Di colpo mi ritorna in mente il suo messaggio, quello che ho cancellato senza leggere. Mi sento arrossire. A proposito, scusa se non ti ho risposto, ho cancellato il tuo messaggio senza leggerlo. Non l'ho fatto apposta. Torno ad essere la solita me, incapace di mentire decentemente. Nonostante sia chiaro che si tratti di una menzogna, Monica si mette a ridere e la tensione nell'aria svanisce. Ah, non preoccuparti. Volevo semplicemente chiederti se sapessi dove si fosse cacciato Giocherina. Ora che ci penso, è piuttosto strano che Giocherina non abbia risposto neanche a Monica. Credevo che mi stessi ignorando perché era con lei. Per cui, se non ha passato il fine settimana con lei, cosa stava facendo? Forse era con Yuri? Dopotutto neppure lei mi ha risposto. In più, l'ultima volta che li ho visti, Yuri gli stava dicendo qualcosa nell'aula del club. Oddio, sì, regà, è quel momento là! Noi avevamo passato tutto il weekend a fissare il cadavere di Yuri, Dio santissimo! Sono un po' delusa. Prima pensavo che Giocherina mi stesse ignorando per poter stare con Monica, ma adesso inizio a sospettare che mi stesse ignorando perché voleva stare con Yuri. Come se volesse passare del tempo con tutte tranne che con me. Non che sia geloso o altro, certo che no, sottolinealo, eh. Monica indica i miei vassoi. Tu che mi dici invece? Come sono venuti i cupcake? Lascio andare un profondo sospiro. Sono sul punto di lamentarmi di quanto sia stata dura, tuttavia ci ripenso e mi trattengo. Non voglio farla sentire in colpa per il fatto che Giocherina non mi abbia aiutata. Anche se alla fine non ha aiutato neanche lei, non voglio che pensi che stia cercando di incolparla. Sono venuti bene, avrei voluto poterli abbellire di più come quelli che ho portato quando è arrivato Giocherina, ma mi è venuta in mente un'idea semplice e l'ho seguita. Malgrado la mia indifferenza, Monica sembra compiaciuta della risposta. Sapevo che avresti fatto un ottimo lavoro, Natsuki. Certo che sei davvero affidabile nel momento del bisogno. Allora, hai intenzione di parlarmi di questa tua idea o preferisci aspettare l'inizio del festival per sorprendere tutti? Ah no, niente di che. Ho fatto i cupcake di colori diversi, tutto qua. Non è nulla che valga la pena tenere segreto. Dici sul serio? Di quanti colori li hai fatti? Ho la sensazione che ormai le aspettative di Monica siano troppo alte. Se non fosse così difficile mettere giù i vassoi e rialzarli, glieli farei vedere direttamente ora. 4. Viola, rosa, verde e blu, ma giusto perché in questo modo era più semplice separare le infornate. È un'idea geniale! È come se ogni colore fosse associato a uno dei membri del club. Ah, già, credo di sì. Non me ne ero accorta finora, ma ciascun colore corrisponde al colore degli occhi di ogni membro del club. Che lo abbia fatto inconsciamente. Il viola per Yuri, il rosa per me, il verde per te e il blu per... Natsuki? Il blu per... Per chi? Di punto in bianco mi sento male. Ho la mente annebbiata e non riesco a pensare. Natsuki? Tutto bene? Sì. Che mi succede? È quasi come se avessi un déjà vu al contrario. Sayori aveva gli occhi blu. I cupcake blu sono per... Non trovo le parole. Per quanto mi sforzi non riesco a concludere la frase. Monica mi fissa per qualche secondo. Interessante. Avanziamo l'una di fianco all'altra per un po'. Poi riprende a parlare. I cupcake blu stanno per Giocherina, dico bene? È l'unico altro membro che abbiamo. Quindi ha già eliminato Sayori. Porca vacca. Una ferita che si riapre, regà. Io so che può sembrare esagerato, ma io l'ho vissuta malissimo. La serie su Doki Doki lo sapete. Quindi è una ferita che si riapre. Ma certo, non so come abbia fatto a non arrivarci da sola. Giusto, Giocherina, hai ragione. Chi altri se no? Giocherina ha gli occhi azzurri? No. Continuiamo a camminare in silenzio. Distolgo lo sguardo da Monica e guardo avanti. Mi immergo nuovamente nei miei pensieri, aggrovigliati e confusi. Uno dopo l'altro tornano lentamente al loro posto. Svoltiamo all'ultimo incrocio prima di arrivare a scuola. Ormai mancano solo pochi isolati. Yuri. Forse Monica sa dove è stata. È da quando l'ho incontrata che voglio chiederglielo, ma mi sono lasciata prendere dalla conversazione e me ne sono dimenticata. Monica? Sì? L'idea di affrontare l'argomento mi rende nervosa. Monica già lo sa cos'è successo.
Raga, c'ho paura, via, c'ho un po' di caghetta. Ma siamo quasi giunti a scuola ormai. Una volta arrivate, temo sarà troppo tardi per parlarne. Ora o mai più. Mi faccio coraggio e glielo chiedo. Sai che fine ha fatto Yuri? Non mi ha risposto ai messaggi per tutto il weekend. Ho paura, raga, d'ora in avanti. Sinceramente sono un po' preoccupata per lei. Hai visto anche tu come si sta comportando nell'ultimo periodo? Sì che stava sbarellando. Adesso ci troviamo all'ingresso della scuola. Mi sento obbligata a essere schietta. Faccio un respiro profondo e la guardo dritta negli occhi. Non so se stai facendo la finta tonta, ma ultimamente è davvero molto, molto strana. Credo che si stia, beh, ecco, ferendo da sola. E sospetto lo faccia durante le attività del club. In ogni caso sono molto preoccupata. È tutto il fine settimana che ci penso. Lo so che non ha risposto neppure a te, ma per caso sai se sta bene? Silenzio è attanagliante, ragazzi. Inizialmente l'espressione di Monica rimane impassibile, continuando a sorridere. Poi il suo sorriso diventa ancora più sereno. Fin troppo sereno. Questa era la musica che c'era nella schermata finale di Doki Doki quando eravamo faccia a faccia con Monica, se non sbaglio, la musica, cioè l'effetto ambientale, quello che è. Sai, Natsuki, non è necessario che ti preoccupi per Yuri. Ce n'è affatto bisogno. Il tono di Monica è del tutto calmo. Io ho i brividi, ragazzi, in questo esatto istante vi assicuro che ho i brividi. Esatto. Sento un brivido che mi percorre la schiena. Sono solo un po' in ansia, tutto qui. L'ultima volta che eravamo tutti insieme, sembrava incavolata nera. Ti ha detto di, beh, probabilmente era in balia delle sue emozioni, ma ha detto che dovresti ammazzarti. Monica ride. È una risata vuota e completamente diversa rispetto a prima. Hai ragione, lo ha detto davvero, eh? È un po' ironico. Ci risiamo. Si sta comportando di nuovo come ha fatto durante l'ultimo incontro del club. Forse questa volta è ancora peggio. Prima fingeva di non accorgersi che c'è qualcosa che non va in Yuri. Adesso però arriva al punto di negarlo apertamente. Non credi che sia in pericolo? No, no, Natsuki, non hai sentito quello che ti ho detto. Non devi preoccuparti più per Yuri. Non devi più preoccuparti di nulla, letteralmente. Non capisco cosa stia cercando esattamente di dirmi. Vuole rassicurarmi? Le sue parole mi fanno solo sentire ancora più in ansia, in realtà. Quindi stai dicendo che non è in pericolo, giusto? Ne sei certa? Monica ride di nuovo. Sì, ne sono certa. Continuo a sentirmi irrequieta. Minchia, raga, quanto dura sta cosa? Mi sta a fa venire, non lo so, un'angoscia. Come fai a saperlo? Monica emette nuovamente una risata vuota. Chiamiamolo sesto senso. Perché? Non ti fidi di me, Natsuki? No, non è per quello. È che vorrei poterne essere sicura quanto te. Monica mi sta spaventando. Era meglio se non glielo chiedevo. Beh, sai cosa? Secondo me ti stai agitando per nulla. Infatti scommetto che per la fine della giornata ti sarai dimenticata di tutta questa faccenda. Mi guarda con una strana espressione soddisfatta. Pare essere a conoscenza di qualcosa che io ignoro e ne è divertita. Sono a corto di parole, però. Ok. La mia risposta è così debole che avrei potuto benissimo rimanere in silenzio. Ottimo, mettiamoci al lavoro allora. Sei diretta al club? Sì, penso di sì, non ho altri programmi. Spero mi lasci in pace. Mi interessa solo parlare con Yuri. D'accordo. Io devo andare ad attaccare in giro gli opuscoli sulle bacheche della scuola, così la gente verrà da noi durante il festival. Perché non sali di sopra e mostri agli altri i tuoi cupcake?
Detto questo, se ne va. Resto da sola a reggere i due vassoi, con lo stomaco pieno di pessimi presentimenti. Pessimi presentimenti e mezza tazza di cereali senza latte. Ok, raga, vi giuro che è angosciante, cazzo. Ve lo giuro, eh. Quindi questa non era la storia di Natsuki nel senso di lei e suo padre. Era il retroscena di Natsuki durante questa, insomma, la giornata precedente al festival e la mattina del festival. Ed è figa sta roba. Vorrei tanto che le cose tornassero ad essere come prima. Salgo le scale e mi ritrovo davanti alla porta dell'aula del club di letteratura. Prendo un minuto per tornare coi piedi per terra e farmi forza. Dopotutto questo è un grande momento per il club. Finalmente il giorno del festival è arrivato. Questi cupcake sono fantastici, ve lo garantisco. E che cavolo, ci ho messo anima e corpo per farli. Non saranno i migliori al mondo, ma per come sono venuti sono più che perfetti. È il momento di venire ripagata per i miei sforzi. Ora li mostrerò a tutti quanti e una volta tanto sarò fiera di me stessa. La mia giacca e la mia gonna sono impeccabili, pulite e senza una piega. I miei capelli sono in ordine e i fiocchi stretti per bene, proprio come piacciono a me. Sono l'esempio perfetto di carineria. Se oggi va tutto bene, forse, e dico forse, il club di letteratura tornerà a essere il mio piccolo spazio dove poter essere me stessa. Magari se mi impegno abbastanza le cose andranno di nuovo per il verso giusto. È il mio momento. Madonna, regà. Apro la porta del club. Bene, il giorno del festival è finalmente arrivato. Con mia grande sorpresa, Giocherino è già nell'aula. Deve essersi svegliato ancora prima di me e Monica. Sono contenta di rivederlo. Iniziavo a pensare che fosse sparito dalla faccia della terra. Ora attaccherò bottone con lui. Magari gli offro pure un cupcake e gli chiedo se sa dove Yuri. Purtroppo lo sa dove Yuri. È lì per terra. Incredibile, sei arrivato prima di me. Pensavo di essere abbastanza in... Raga. I miei occhi registrano la scena che mi si para davanti. E Yuri. Non ho alcun bisogno di farmi domande sul suo stato di salute. È lì. Immobile. Sta musica, raga. È morta. Non può essere vero. Non può essere successo sul serio. Cosa cazzo sta succedendo? Cosa cazzo sta succedendo? Le urla mi fuoriescono dalla bocca senza il mio consenso. Non mi accorgo neppure di star gridando. Vengono interrotte bruscamente da mezza tazza di cereali e da un bicchiere di succhi gastrici che si riversano sulla mia giacca impeccabile e la mia gonna perfetta. Scappa. Scappa. Mentre fuggo dall'aula quasi inciampando, non mi rendo neanche conto di incrociare Monica. Devo uscire da qui, scendere le scale, correre per strada e gridare aiuto con tutto il fiato che ho. Qualcuno verrà. Qualcuno mi aiuterà. Qualcuno dovrà venire. Discendo 3 gradini dalla prima rampa di scale quando faccio un passo falso e cado per i restanti 9. Nella caduta, batto la testa.
Per qualche istante non sono in grado di riconoscere dove è il sopra e dove è il sotto. Mi trascino in avanti, fino a quando sento l'angolo in cui si toccano le due pareti. Finalmente riesco a tornare dritta, quindi mi rintano lì, sotto le scale, nell'angolo. Raga, sta musica è micidiale per me, io... Inizio a sentire un respiro ansimante, bello? Ottimo. Sono io. È il mio respiro. Cerco di alzarmi, ma cado immediatamente all'indietro. Probabilmente mi sono slogata la caviglia cadendo. Ogni volta che provo a sostenere il mio peso su di essa, vengo assalita da un dolore lancinante. Mi battono i denti. Il mio fiato si fa strada attraverso i rimasugli di vomito che mi sono rimasti in bocca. Porto le ginocchia al petto e mi tappo le orecchie con le mani. Chiudo gli occhi. Iniziano a scendermi delle lacrime sul viso. Sto tremando tutta. Il suono del sangue pompato nelle mie orecchie blocca completamente le voci provenienti dalle aule soprastanti. Apro gli occhi e guardo verso le scale che portano di sotto. Ci sono solo 5 metri di distanza. Potrei riuscire a fuggire se ci provassi. Cancellato Yuri. Devo uscire da qui anche a costo di strisciare. Devo scappare da cosa? Perché? So che c'è qualcosa di terribilmente sbagliato, ma non riesco a ricordare di cosa si tratti. Perché sto piangendo? Perché mi sento così male? Sto forse impazzendo? Cosa cazzo mi sta succedendo? Sto sognando? Vi supplico che qualcuno mi svegli. Per favore. Basta, vi prego. All'improvviso vedo un bagliore di luce proprio davanti a me. Ok, calma. Una volta svanito, non riesco più a vedere le scale. Non riesco più a vedere niente, nemmeno me stessa. Perché, raga, mi sta venendo l'ansia. Solo sfumature di blu, verde e rosso che appaiono e scompaiono in ogni direzione. Sento un suono impetuoso, come quello di un vortice di vento, un suono di metallo che viene fatto a pezzi. Premo ulteriormente le mani contro le orecchie, tuttavia il suono sembra non diminuire. Ho la sensazione di essere sospesa nel vuoto, sfidando la gravità, o forse il pavimento sottostante che si sta allontanando. Sento come se lo stomaco mi si stesse annodando. Vomito di nuovo, ma esce soltanto aria. Mi sembra di avere le dita delle mani dei piedi in fiamme. Il turbinio di luce e colori si intensifica. Grido aiuto. C'è qualcuno qui? Qualcuno riesce a sentirmi? Vi prego, qualcuno mi aiuti! Non riesco a riconoscere la mia voce. Porto le mani alle ginocchia e le stringo contro il petto. Sebbene non riesca a vedere più le mie gambe, riesco ancora a sentire. È tutto così freddo. Nascondo il viso fra le ginocchia e chiudo gli occhi. Tuttavia i colori non accennano a sparire. Vedo ancora, sempre più luminosi, che si mischiano l'uno con l'altro. Adesso riesco a sentire delle voci confuse. Trattengo l'impulso di urlare. Non so cosa stia succedendo, ma fa male. Papà! Fa male! È così che finisce la mod. Era scritto nella descrizione, insomma, sul blog che, insomma, era previsto il fatto che comunque il gioco chiaramente si interrompesse ad un certo punto. Quindi, cioè, è pensato apposta, nel senso che visto che Natsuki è stata eliminata, giustamente questo è quello che è successo a Natsuki una volta che è stata eliminata. È letteralmente sparita.
Io, regà, nonostante questa sia una mod, quindi comunque non sia una cosa ufficiale, cioè ho riprovato la stessa ansia, la stessa angoscia che ho provato quando ho giocato Doki Doki. E nonostante effettivamente sia successo poco e niente, però, regà, c'è sta niente da fare, insomma, è proprio quell'atmosfera che crea questo maledettissimo gioco e quella maledettissima Monica. C'è sta poco da fare. Va bene ragazzi, allora, nonostante l'ansia, sono stata veramente entusiasta di giocare questa mod, quindi fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate dell'idea di giocare le mod nonostante la lingua inglese, anche se io preferirei di no effettivamente perché magari per fare la traduzione comunque si perde un attimino, no? Quell'ansietta del... non lo so ragazzi, questo me lo dovete dire voi, quindi aspetto tutti i vostri pareri in commento, voglio sapere che cosa avete provato guardando questa mod su Doki Doki. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E obdosh a tutti ragazzi da giocherini. Ciao.